Nella suggestiva cornice di Anghiari torna per il secondo anno il Festival dell'Autobiografia. Tema di questa edizione, che si svolgerà dal 14 al 17 giugno, sarà l'esperienza del viaggio. Si è trattato di mettere insieme una serie di testimoni che hanno affrontato viaggi anche molto importanti, molto incisivi anche sul modo di vivere, sulle scelte di vita. Cosa prevede il programma? Il programma prevede una preapertura di giovedì pomeriggio con la presentazione di una riflessione su questo tema, con la presenza del nostro direttore scientifico, il professor Duccio Demetrio, dell'Università di Milano Bicocca, e poi proseguirà nei giorni successivi con l'organizzazione di incontri con autori, quindi di scritture autobiografiche di viaggio. Sabato sera ci sarà un incontro, un dialogo con Alex Bellini, uno sportivo che ha attraversato tra le altre cose l'oceano con barca a remi. Ma assolutamente fondante investire in cultura. Il nostro comune da tempo ha fatto questa scelta e io mi trovo una pesante eredità e sicuramente un'eredità importante. La presentazione di questo festival, nello specifico oggi, appunto, testimonia questo impegno che si svolge da anni e testimonia la presenza della Libera Università dell'Autobiografia nel nostro paese. Penso sia importante investire su questo aspetto culturale della scrittura, perché attraverso la scrittura si costruiscono delle storie personali, ma che concorrono alla storia, a costruire una storia collettiva. Apparire su un manto.